In apertura l'emergenza spopolamento. Nel 2021 la Basilicata ha perso altri 7.580 residenti. Lo evidenzia il rapporto annuale della Fondazione Migrantes, dal quale emergono anche i numeri dei lucani che si trasferiscono all'estero, 698 negli ultimi 12 mesi e quasi 140.000 nel complesso. Bonus gas. La Regione annuncia la possibilità di rimediare ad eventuali errori nella compilazione della domanda sulla piattaforma APIBUS, cancellando l'autocertificazione già compilata e inoltrandone una nuova ripetendo la procedura. A ieri sono oltre 75.000 le istanze presentate. La cronaca giudiziaria con l'inchiesta sui vaccini VIP slitta al prossimo 13 gennaio. Il verdetto del GUP del Tribunale di Potenza sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura di Potenza nei confronti di 9 persone. Tra gli indagati il vescovo della diocesi di Potenza, Monsignor Salvatore Ligorio. L'avvertenza Ferro Sud, domani presidio dei lavoratori sotto la Regione Basilicata, in concomitanza dell'incontro tra ente regionale, sindacati, Ferro Sud e Mermec, l'azienda chiamata a rilanciare lo stabilimento materano salvaguardando i 65 posti di lavoro attuali. Nella pagina sportiva spazio al calcio, con il Potenza e lo Stadio Viviani pronti ad ospitare per la prima volta da oggi a giovedì lo stage delle rappresentative Under 15, 16 e 17 della Lega Pro, evento che la Nuova TV seguirà in diretta. Buon pomeriggio e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione dalla Basilicata. In apertura di questa edizione torniamo ad occuparci dell'emergenza spopolamento. Nel 2021 la Basilicata ha perso altri 7.580 residenti, lo evidenzia il rapporto annuale della Fondazione Migrantes, dal quale emergono anche i numeri dei lucani che si trasferiscono all'estero, 698 negli ultimi 12 mesi e quasi 140.000 nel complesso. Per tutti i particolari sentiamo Alessandro Panuccio. In un anno la Basilicata ha perso altri 7.580 residenti, alla preoccupante media di 20 al giorno, scendendo addirittura sotto la soglia dei 540.000 abitanti. Numeri eloquenti quelli contenuti nel rapporto annuale della Fondazione Migrantes, con la quale il Centro Studi Internazionale Lucani nel Mondo collabora attivamente per studiare il fenomeno migratorio, che pur avendo subito un rallentamento, nel 2021 sono state 698 le persone che hanno lasciato la Basilicata per trasferirsi all'estero contro le 1.080 dell'anno precedente, continua a mantenere un flusso costante a braccetto con il sistema migratorio, che riguarda coloro che lasciano la nostra regione per motivi di lavoro o familiari ma restano in Italia. All'estero invece si trasferiscono soprattutto pensionati o genitori che seguono i loro figli. I flussi lucani continuano a privilegiare Argentina, Germania, Svizzera e Brasile. Il comune con più iscritti all'AIRE, quelli totali sono circa 140.000, è Marsico Nuovo con 3.337, seguito dalla città di Potenza con 3.229 e da Lauria che sorpassa San Fele a quota 3.068. In valore assoluto in testa alla classifica dei luoghi di partenza dei lucani per incidenza percentuale sulla popolazione resta Castelgrande 1422, seguito da Montemurro con 1750. Per il presidente del Centro Studi Lucani del Mondo, Luigi Scaglione, senza una politica seria di incentivazione e conoscenza del fenomeno del turismo di ritorno, anche i fondi di rigenerazione dei borghi rischiano di essere pane per pochi eletti, senza risultati. E i lucani continueranno inesorabilmente a sparire e a partire. Tra le proposte per arginare il fenomeno spiccano le forme di residenzialità defiscalizzata per avere nuovi cittadini attraverso i flussi che si ipotizza di movimentare. Ed ora ci spostiamo a Melfi, dove la docente dell'Università del Sacro Cuore di Milano, Rita Bicchi, ha presentato da remoto all'Aula Magna dell'Istituto Gasparrini il Rapporto Giovani 2022. C'era per noi Vittorio Laviano. Presso l'Aula Magna dell'Istituto Gasparrini di Melfi stamattina è stato presentato uno studio sulla condizione giovanile nella scuola italiana. Ha organizzato l'evento la diocesi di Melfi Rapolla Venosa in collaborazione con l'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo e l'Associazione Amici dell'Università Cattolica. Il rapporto è stato presentato da remoto da Rita Bicchi, docente di Sociologia Generale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, mentre Marida Sonnessa, delegata diocesana per l'Università Cattolica, ci fa una sintesi dei lavori. Faremo la presentazione
creazione del rapporto giovani, la condizione giovanile in Italia, il focus incentrato sulle scuole e sui giovani come risorsa strategica per il futuro del nostro territorio. Ogni anno l'Istituto Toniolo, oramai sono 10 anni oggi, che fa questa indagine. In tutta Italia vengono intervistati giovani dai 18 fino ai 30 anni e soprattutto si focalizza sulla condizione dei NEET. Sono quei giovani che dai 19 anni in poi lasciano gli studi, non studiano e non lavorano. Quindi il nostro obiettivo è trovare delle soluzioni per il loro futuro. Ai lavori del Gasparrini ha preso parte anche Giuseppe Paternò, presidente della Fondazione ITS di Potenza. Il mio intento è quello di aprire gli occhi al futuro ai nostri giovani. Io spero da questo punto di vista che si possa capire l'importanza dell'ITS e l'importanza dei giovani qui in Basilicata. Noi speriamo che i lucani possano rappresentare la forza per lo sviluppo di questo territorio. È la volta di Marina D'Ambrosio, coordinatrice per il Sud Italia di Junior Achievement. È un'organizzazione non profit, la più grande, che si occupa di educazione economica, imprenditoriale, di orientamento per tutte le scuole di ogni ordine e grado. Qual è il contributo di GA? Il contributo consiste in una serie di iniziative rivolte in particolare per contrastare la dispersione scolastica e tutte quelle situazioni di svantaggio fronteggiate, ecco, in particolar modo dai giovani del nostro sud, e quindi l'obiettivo è far sì che possano avere opportunità in grado di costruire un futuro migliore per tutti. Infine Carlo Massaro, dirigente scolastico del Gasparrini, che ha fatto gli onori di casa. Nell'ottica della continuità dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, secondo grado e all'università, è importante conoscere tutte le dinamiche che ci sono in questi passaggi, al fine di garantire agli studenti un percorso quanto più univoco, unitario e anche sereno e tranquillo. Bonus gas: da oggi è possibile annullare l'autocertificazione presentata sulla piattaforma APIBUS in caso di ravvedimento di un errore nella compilazione. Lo annuncia la Regione Basilicata evidenziando che nella sezione elenco autocertificazioni alla voce consulta autocertificazioni presentate si potrà procedere all'annullamento selezionando l'istanza in questione e cliccando sul pulsante annulla autocertificazione. A quel punto sarà possibile procedere alla compilazione della nuova domanda. Intanto, a ieri sera sono oltre 75.000 le autocertificazioni presentate, secondo quanto reso noto dall'assessore regionale all'ambiente Cosimo Latronico. La cronaca giudiziaria con l'inchiesta sui vaccini VIP slitta al 2023 il verdetto del GUP del Tribunale di Potenza sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura di Potenza nei confronti di 9 indagati, tra i quali figura anche il Vescovo della Diocesi di Potenza. Per i particolari sentiamo Celestino Benedetto. Slitta al 13 gennaio 2023 la decisione del GUP Lucio Setola sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura di Potenza nei confronti di 9 persone nell'ambito dell'inchiesta sui vaccini VIP, 8 delle quali accusate di concorso in peculato in relazione alle 5 dosi di vaccino anti-Covid somministrate il giorno dell'Epifania del 2021 presso l'ex Donuva di Potenza, la struttura gestita da Universo Salute individuata dall'ASP tra i primi punti vaccinali del capoluogo di regione. Tra gli indagati c'è anche il vescovo della diocesi di Potenza, Monsignor Salvatore Ligorio. Secondo la procura, l'alto prelato non aveva nessuno dei requisiti per rientrare nelle categorie target individuate dal Ministero della Salute. Per la dose somministrata al vescovo concorrono nel reato il direttore amministrativo dell'ex Donuva Roberto Galante e il direttore del distretto salute dell'ASP Sergio Maria Molinari. Durante l'udienza di ieri Galante ha chiesto di essere ascoltato, negando ogni addebito ed evidenziando come la gestione e l'organizzazione della campagna vaccinale fosse in capo all'ASP. Tra gli indagati anche Angela Maria Sabia, al secolo Suor Carla, accusata di favoreggiamento. Per la procura avrebbe aiutato Monsignor Ligorio e Roberto Galante a deludere le indagini. Dalle indagini è emerso come almeno altre 4 persone avrebbero ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer senza averne i requisiti, ovvero Don Massimiliano Scavone, dagli inquirenti identificato come l'autista del vescovo, il presidente del CDA di Universo Salute Giancarlo Pecoriello insieme alla moglie e al figlio. In quest'ultimo caso il concorso nel reato di peculato viene contestato anche al direttore sanitario dell'ex Donuva, Rocco Maglietta.
Le notizie dal mondo del lavoro con l'avvertenza Ferro Sud si terrà domani mattina sotto la Regione Basilicata a partire dalle ore 11.30 il presidio dei lavoratori della Ferro Sud di Matera in concomitanza con l'incontro tra Regione, organizzazioni sindacali Ferro Sud e Mermec, azienda aggiudicataria dell'azienda materana del settore ferroviario chiamata al rilancio dello stabilimento lucano. L'incontro di domani, evidenza la UILM, è decisivo perché riteniamo che Mermec debba garantire tutti i 65 lavoratori e definire una volta per tutte il rilancio vero della Ferro Sud. Si passi dagli annunci all'accordo vero che possa rilanciare realmente la storica azienda materana. E siamo alla pagina della cultura. Sarà visitabile fino al prossimo 20 novembre la collettiva di pittura Artisti Lucani in mostra 2 presso la Galleria d'Arte Arte di Potenza. L'occasione per ammirare le opere di maestri di lungo corso e scoprire anche talenti contemporanei. Ce ne parla Donato Carbonella. Dipingere per istinto, come situazione stimolante, interpretando in maniera singolare il figurato ma non solo. Un'espressione di libertà interiore che si manifesta in tratto grafico e colore, quella di Giorgio Lorusso in arte Zorzetto, artista potentino, autore di dipinti, alcuni dei quali esposti presso la Galleria Arte E del capoluogo. Non solo figurato ma anche astratto e paesaggi tra le opere di Zorzetto, che nell'arte scorge un messaggio di speranza per l'umanità. Un approccio al mondo dei colori che nasce nel 2007. Ho sempre disegnato, poi con l'acquerello, tempera, acrilico, un po', e anche pastelli, un po' di tutto, e poi dopo con il percorso, con lezioni con Pierluigi Lomonde, il maestro Pierluigi Lomonde di Potenza, ho fatto un corso e man mano mi sono evoluto nella tecnica e anche nelle varie espressioni, nelle varie forme. Tra le opere esposte, il dipinto Materacqua Mediterraneo, nato in un'occasione particolarmente toccante. Questo quadro è Materacqua e Mediterraneo, è stata una estemporanea a Lago Negro. C'è stata una tematica appunto sull'acqua e sul Lago Negro e mi sono ispirato alla dea del lago, alla signora del lago, anche fanno lo spettacolo Anemoli, e qua c'è appunto sia il lago di Lago Negro e quello di Anemoli, c'è anche la scritta non mi tangere, non mi toccare, c'è il simbolo di uno dei comuni, il gallo, il basilisco. Le opere di Zorzetto afferiscono alla collettiva di pittura Artisti Lucani in mostra, moderni e contemporanei 2, visitabile presso la Galleria Arte E di Potenza fino al prossimo 20 novembre. È una mostra che vuole portare in visione gli artisti giovani e meno giovani che purtroppo questa città ancora non conosce. Siamo partiti da un grande maestro che era Francesco Ranaldi, per seguire con Michele Cangro, il professor Santoro e tutti gli altri e i giovani artisti che hanno voluto partecipare a questa seconda edizione come arte da paesaggisti, da classici, ad arrivare agli informali per andare agli astratti. Giovani, meno giovani, sono quelli che forse a questa regione un domani daranno un futuro artistico. Ha preso il via ieri e proseguirà per 12 mesi nel Museo Nazionale di Matera il cantiere dedicato al restauro della balena giuliana. Il fossile del Pleistocene ritrovato nel 2006 sulle sponde della diga di San Giuliano a pochi chilometri dalla città dei Sassi. Ieri mattina il direttore del Museo Nazionale di Matera, l'architetto Anna Maria Mauro, ha consegnato il cantiere alla ditta Litos SRL, vincitrice dell'appalto di restauro. Il percorso per restituire alla comunità questo importante ritrovamento è stato avviato nel marzo 2021. In quell'occasione sono state riaperte per la prima volta le grandi casse in legno che custodivano i resti della balena e sono cominciati gli studi propedeutici al restauro. Durante l'allestimento del cantiere, il giardino del Museo Archeologico Nazionale Domenico Ridola e la Palazzina Fio accoglieranno cittadini e visitatori che avranno l'opportunità di partecipare a visite guidate durante le operazioni di restauro.
E siamo alla pagina sportiva, il Potenza Calcio e lo Stadio Viviani sono pronti ad accogliere per la prima volta lo stage delle rappresentative giovanili della Lega Pro, un evento che la Nuova TV seguirà in diretta da oggi a giovedì. E allora andiamo allo Stadio Viviani dove c'è per noi Donato Valvano. E siamo collegati dallo stadio Alfredo Viviani di Potenza, dove tra qualche minuto comincerà la prima delle tre giornate dello stage relativo all'area sud della rappresentativa della Lega Pro. Un primo di tre giorni davvero importanti, perché insomma si lavora sui giovani, si lavora quindi sul futuro del calcio. Abbiamo nostro ospite, gradito ospite, il commissario tecnico Arrigoni. Buongiorno mister. Allora, che cosa si aspetta dal lavoro di oggi? Ma innanzitutto spero di trovare ragazzi di buon livello. Queste sono le prime selezioni che noi chiamiamo itineranti. Faremo una partitina a ranghi contrapposti, faremo delle valutazioni sui ragazzi, non solo in base alla prestazione di oggi, ma generale. Si dice, anzi è convinzione, che i giovani sono il futuro del calcio, senza di loro il calcio non va avanti, soprattutto anche magari per le piccole società della Serie C, della Lega Pro, rappresentano veramente una risorsa per le società, ma per il movimento calcio in generale. Sì, sono d'accordo, chiaramente ci si augura che si investa sempre di più sui settori giovanili, perché secondo me se non ritorniamo a potenziare questo punto sarà sempre più difficile. Devo dire la verità che oggi sono felicissimo, anche perché mi trovo a fare lo stage, secondo me, in una location che probabilmente non abbiamo mai avuto un campo così a disposizione per i nostri ragazzi, a parte quando andiamo a Coverciano. Perciò devo dire che sono già felice per come ci hanno trattati qua, e metterci a disposizione lo stadio principale per noi è una cosa molto importante, un bel segnale secondo me. Ecco, c'è un problema secondo lei, un problema culturale? In Italia si punta poco sui giovani, però c'è materiale su cui lavorare, a partire dalla Serie C a salire anche magari dalla Serie D, insomma c'è materiale sul quale si può lavorare per il futuro, per poi andare a scalare la piramide? Guardi, i ragazzi sono in tutte le categorie, anche nei dilettanti, ce ne sono dei bravissimi. L'unica cosa secondo me, bisogna pensare che per potenziare i settori giovanili ci vogliono le strutture anche per poterli allenare, e secondo me qui siamo deficitari a livello europeo. Perfetto, ringraziamo mister Arrigoni. Ricordiamo che le sfide della rappresentativa Ranghi Misti verrà trasmessa alle 15 sulla Nuova TV. Prima ci sarà alle 14:15 una partita dimostrativa di calcio femminile, proprio nell'ambito del mese dei diritti delle donne nello sport. Una partita dimostrativa che è stata curata dall'associazione 17 Potenza. Oggi, così come domani, così come anche nella giornata di giovedì, seguiremo in diretta sia le partite a ranghi misti dell'Under 17, domani sarà il turno dell'Under 16, giovedì invece quella dell'Under 15. Dallo stadio Alfredo Viviani per il momento è tutto, linea di nuovo allo studio. E con questo collegamento dallo stadio Viviani si chiude questa edizione della Nuova TG. Grazie come sempre per essere stati con noi, a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.